Salve, di base sono Mauro Simonetti e il film di cui parlerò oggi ha il compito molto difficile di rispondere a questa domanda. Ce ne fotte ancora qualcosa di Hunger Games nel 2023? Proprio oggi sto per parlarvi di Hunger Games, la ballata dell'usignolo e del serpente. Me lo sono dovuto anche scrivere perché è un titolo lungo, che non mi ricordavo e non ricordo tuttora. Film tratto dal libro omonimo, ovviamente, che è il quarto libro della saga di Hunger Games, e questo è il quinto film. Comunque sì, questo film è praticamente la storia di Coriolanus Snow, che sarebbe il personaggio che nei film è interpretato da Donald Sutherland, 85 anni prima del primo film degli Hunger Games, quindi come lui è diventato il presidente del mondo dell'associazione degli Hunger Games, non lo so, non mi ricordo. 65-85 anni prima, i numeri non contano davvero in un mondo dove esistono gli Hunger Games, dopo tutto. È partita proprio male. Quindi, ovviamente, quando è stato annunciato questo film per la prima volta, tutti quanti ci siamo detti la stessa cosa, ovvero è proprio necessario un film del genere, cioè ci serviva veramente sapere il personaggio di Donald Sutherland 65 anni prima, cioè veramente quanto è importante questa storia nel globale, nella lore di Hunger Games, una lore che spazia libri, film, cinema, letteratura. No, non è assolutamente necessario, però non è un film inutile. E ora scopriremo perché, insieme, io e te, insieme, tutti quanti. Allora, a me il primo Hunger Games del 2012, mi sono andato a vedere, 2012, cioè, cazzarola. A me il primo Hunger Games piacque anche, sinceramente. Lo vidi molto dopo che uscì dal cinema, cioè molto dopo l'hype. Lo vidi un po' per caso con mia sorella e mi piacque il fatto, appunto, questa storia di questi ragazzi mandati a morire per questa cosa, poi questa struttura, l'Hunger Games, i distretti, cioè era una lore simpatica, raccontata secondo me molto bene da Gary Ross, che noi conosciamo già moltissimo per Pleasantville, che è un film che non conosce nessuno, con Tobey Maguire e Reese Witherspoon. Non è Reese Witherspoon, forse sì. Lo apparirò in montaggio questa cosa. Poi ha fatto anche Ocean's 8, che sarebbe il remake di Ocean's 11 al femminile, che invece mi ha fatto cagare. Quindi ho delle opinioni contrastanti su questo regista in questo momento, però Hunger Games il primo mi piacque molto. Che poi sì, fondamentalmente Hunger Games era una ispirazione, chiara ispirazione a Battle Royale, il libro da cui poi è stato fatto il film, ovvero questa storia di questa classe del liceo che viene mandata in quest'isola, gli viene detto: ok, ora uccidetevi tutti quanti tra di voi e sopravvive solo il più forte, eccetto Takeshi Kitano, che salutiamo, ci segue sempre da casa. Diciamo, Hunger Games è sempre stata una versione family friendly, senza sangue, di Battle Royale, che invece è molto più crudo, molto più anche controverso negli anni. Tra l'altro poi è divertentissimo il fatto che, cioè, Battle Royale, il film che è tratto dal libro, ha dato ispirazione non solo, ecco, a un sacco di altri film, libri, tipo Hunger Games, ma anche a Fortnite, praticamente. Quindi pensare come da questo siamo passati a questo. Fa un sacco ridere questo concetto. Fortnite, Warzone, PUBG, e tutti gli altri Battle Royale che non li conosco neanche. Perché ovviamente la parola, cioè il concetto di Battle Royale nasce da quello. Cioè nasce da Tornando ad Hunger Games, è vero, appunto, ho detto era una versione molto edulcorata di Battle Royale, però comunque mi è sempre piaciuto il fatto che fosse, appunto, ci fosse questa questione anche molto televisiva dello show, cioè non è solo importante se tu sopravvivi nei giochi, ma è importante anche quanto tu ti sai presentare, perché tu più sei televisivamente accettato, più la gente ti manda questi doni e quindi questa cosa può aiutarti nei combattimenti. Poi anche la figura del presentatore, Stanley Tucci, che poi viene ripresa anche in questo film. Prequel. Cioè, è sempre stato, secondo me, una struttura molto interessante comunque per raccontare una storia. Almeno per me lo era all'inizio, perché, diciamo, dal primo film la saga mi ha un po' scocciato, onestamente. Cioè, primo, bello, bello, l'ho rivisto anche più volte, bello. Il secondo l'ho sempre trovato una sorta di rifacciamo il primo. Poi dal terzo, inizia a entrare tutta questa sottotrama politica, che in realtà c'è sempre stata, però sfocia con tutta questa roba, ecco, molto politica, molto dark, molto distopica, molto seriosa, anche molto lenta, un po' pallosa. E infatti io lo dico, lo affermo qui pubblicamente, non ho mai visto
l'ultimo Hunger Games. Non mi ricordo neanche i titoli, non mi ricordo neanche il titolo dell'ultimo film, parte 2, perché all'epoca c'era tutta la cosa per cui si doveva dividere l'ultimo film della saga in due parti, lo ha fatto Harry Potter, poi l'ha fatto Twilight, poi ci ha provato a fare Hunger Games, Hunger Games non ha funzionato, perché infatti l'ultimo film di Hunger Games è quello che ha incassato di meno dell'intera saga finora, top. E quindi, dopo l'ultimo film che è del 2015, perché sono usciti 2012, 13, 14, 15, minchia, uno all'anno, non me la ricordavo questa cosa, e dopo quest'ultimo film del 2015 che è andato così così e quindi la saga è un po' calata alla fine, uno ha detto, amici, la cristiana, che si chiama Susan Collins, che salutiamo, ha fatto un altro libro, che è un prequel della storia con dei personaggi nuovi, quindi sarebbero attori nuovi. Nessuna delle star dei film originali, nessun personaggio che la gente conosce, però c'è il concetto di Hunger Games. E ricordiamo, l'ultimo film non è andato bene. Top! E quindi, per dirle in poche parole, può da solo questo film, questo unico film, risollevare non solo l'intera saga, ma anche l'intero concetto di saga, di franchise, di cose che vengono prese, rimodificate, trasformate, riportate in vita? E in realtà la mia risposta è sì, potrebbe. Potrebbe assolutamente farlo. Se fatto in questo modo, però. E quindi ora addentriamoci nel parlare di questo film. Prima di tutto, la cosa bella di questo film, che per cui ho detto proprio ah, è che è autoconclusivo. Cioè, una storia che puoi vedere dall'inizio alla fine e ti fa dire ah. Ovviamente ha delle cose su cui capisci che glissa un po', nel senso cosa sono gli Hunger Games, cos'è il concetto della mietitura, delle parole su cui loro appunto non si soffermano più di tanto. Se conosci la saga ovviamente sai che vuol dire, se non lo conosci però magari ti fa un po' strano, però dici vabbè, capisci andando. Quindi è una storia che è chiusa. La trama fondamentalmente qual è? Ecco, tot anni prima del primo Hunger Games c'è questo personaggio, Coriolanus Snow, che lui vuole diventare il presidente del mondo, però lui è soltanto un povero adepto. In realtà non mi ricordo nessuno dei voli, dei termini del film, quindi sto usando questo linguaggio assolutamente improprio. E quindi si vede la sua scalata al successo per diventare il comandante del globo, ovviamente farlo in maniera cattiva, assolutamente cattiva. E lo farà in che modo? Diventando uno sponsor di una cristiana che combatte negli Hunger Games. E quindi lui cioè questa trama vi ha assolutamente spinto a andare a vedere il film e a godervelo in sala e dire ah, io avevo zero aspettative per questo film, veramente 000, però ne sono uscito soddisfatto, contento. Non è perfetto come film, però è un buon film. È un film prima di tutto con un buon ritmo, riesce a scorrere, inizia in un modo per cui ti butta quasi subito nella storia, la storia si evolve in un modo interessante, ci sono vari colpi di scena, o almeno non per forza colpi di scena, ma cose improvvise che accadono, che tu non ti aspetti, che ti fanno dire cazzo, fammi vedere questa cosa come continua. Da un punto di vista visivo l'ho trovato anche fatto molto bene, poteva essere il classico blockbuster, diciamo, girato in maniera anonima, invece è stato trovato uno stile anche usando molte lenti grandangolari che riempiono molto il campo, soprattutto in scene non solo molto caotiche, magari in cui succedono varie cose a schermo contemporaneamente, ma anche in scene, ecco, semplicemente di due personaggi che parlano, in cui tu, abbracciandoli insieme, non solo, ecco, li fai comunicare nella stessa inquadratura e quindi fai parlare anche molto gli attori con la loro chimica, il linguaggio del corpo, ma poi, ecco, ti dà anche la possibilità di vedere azione e reazione nella stessa inquadratura e in un certo senso anche vedere le espressioni facciali di ognuno per vedere magari quando un personaggio sta dicendo una cosa che tu capisci essere una bugia e vedere se l'altro personaggio l'ha captata questa cosa. Quindi il non farsi guidare necessariamente dal montaggio per capire questa cosa, ma il vederlo e il viverlo con i tuoi tempi. Questa è una cosa che non c'è sempre, diciamo, in film blockbuster di questo tipo. Sono contento che ci sia stato in questo. Poi è anche un film con molti silenzi, cosa che non mi aspettavo. Cioè è un film dove ci sono le scene d'azione, cose enormi, però in scene magari più tese o anche più, diciamo, intime da questo punto di vista, c'è anche solo silenzio, cioè rumori d'ambiente. Anche questo mi è molto piaciuto, perché si tende sempre un po' a riempire il silenzio, anche solo con una musichetta un po'... Invece qui proprio silenzio, e questa cosa però fa crescere ancora di più il pathos di determinati momenti. E il film dimostra che la cosa più interessante di Hunger Games
rimane l'Hunger Games. Infatti sì, in questo film c'è un Hunger Games, però non per tutto il film, e questo è un poco, diciamo, una cosa che mi preme dire. Il film è diviso in tre parti, cioè proprio tipo parte 1, questo, parte 2, parte 3. Le prime due parti raccontano di un Hunger Game, non dico cosa succede perché ovviamente tutto è spoiler, però ecco, a un certo punto l'Hunger Game di cui si parla nella storia finisce e tu dici, perché effettivamente, diciamo, è un culmine drammaturgico, diciamo, di tante storyline, e quindi tu dici, cazzo, è finita questa cosa. Poi però il film continua, e una certa cosa ti fa dire, perché sta continuando questo film? Perché sta andando avanti se la storia è apparentemente finita? Perché ovviamente la storia non è finita, e c'è l'ultimo terzo del film, che non è brutto, perché chiude la storia del personaggio. Però ecco, questa terza parte risulta molto essere una sorta di epilogo allungato, almeno per me mi ha dato molto questa sensazione. La tensione massima del film è un po' calata e quindi tu dici, ok, fammi vedere che cosa succede ora. Non è che non ti interessa più, però sai che non raggiungerai più i picchi che avevi raggiunto prima, e per quanto la storia sia sempre comunque bene o male ingaggiante, un po' che l'ho sentita questa cosa. Però per me davvero questa è una delle uniche note dolenti del film, cioè questa è una delle uniche cose che mi ha fatto dire O il fatto che, ad esempio, vabbè, le solite cose che in realtà io mi lamento sempre dei film, ovvero il fatto che i personaggi diventino scemi o geni in base a dove serve nella trama. Tipo, in quel momento quel personaggio deve morire, diventa idiota. Ma perché quella luce? Puff, e lo sparano. Tipo così, quando in realtà fino a prima diceva, allora ragazzi, questa strategia è importantissima, dobbiamo fare. Questa è una cosa che c'è in tutti i film, purtroppo. Tipo anche negli horror, quando i personaggi diventano coglioni perché devono morire in quel momento e devono mandare avanti la trama. Una di quelle cose di cui mi lamenterò sempre nella mia vita. Però in realtà questo, cioè, la ballata dell'usignolo e del serpente è un film, perché sembravo straniero mentre dicevo questa frase, è un film che in un'epoca, ecco, di reboot, remake, saghe che vengono prese, saghe che vengono dimenticate, carta che vince, carta che perde, può dimostrare che secondo me che un buon film è un buon film. Cioè, puoi ambientare un buon film in un universo già conosciuto, e se è un buon film sarà un buon film, punto. E questa cosa potrebbe anche risollevare la saga, perché no? Ecco, ora nei miei appunti ho scritto wink wink Marvel, wink wink Animali Fantastici, perché ad esempio Animali Fantastici non è riuscito a fare questa cosa, e il franchise di Harry Potter è molto più forte rispetto a quello di Hunger Games, quindi paradossalmente doveva funzionare di default. Invece Animali Fantastici 1, 2 e 3 che sono usciti sono tutti e tre film molto mediocri, o almeno i primi due, il terzo non ho mai avuto il coraggio di vederlo, e quindi la gente si è scocciata, e quindi il terzo non l'ha visto, cioè l'hanno visto poche persone, e quindi hanno chiuso la saga al momento, che doveva essere di 5 film in totale. Mentre invece questo, ecco, infatti mi sono messo la vocina, vedi gli incassi, vediamo gli incassi di questo film. The Ballad of the Snake and the Usignol. Al momento, e per al momento intendo che il film è uscito da una settimana scarsa, ha incassato 120 milioni, che è assolutamente buono come risultato per un film all'uscita, cioè il film è costato 100 milioni, per iniziare a incassare deve almeno incassare sopra i 200-300, ma per una settimana di uscita 100 milioni sono assolutamente abbastanza. E comunque ripeto, per me è un film solido. Se volete vedere della buona fantascienza per ragazzi, sottolineo per ragazzi perché è un film in cui c'è molta violenza ma non c'è una goccia di sangue, anzi c'è una scena, vabbè non lo dico, c'è una scena in cui doveva esserci molto molto sangue, ma proprio è clean, è pulitissima, ci può stare come serata al cinema. Andiamo a vedere La ballata dell'usignolo e del serpente trattino Hunger Games, ve lo consiglio, ci può stare. E guardate il lato positivo, è vero dura 2 ore e 37, ma poteva durare due film. Infatti c'era la cosa di dire, ma perché non facciamo due film? Sono molto contento che non abbiano fatto questa cosa di fare due film. Hanno fatto un unico film. Bene. E quindi sì, insomma, per chiudere, come facciamo sul canale rosso, di base sono Mauro Simonetti, questa era La ballata dell'usignolo e del serpente, e ci vediamo al prossimo video, che sarà sicuramente